Partito. Ecco, ciak, via, si parte. A volte penso che sarebbe tutto talmente più semplice se ognuno di noi dicesse la verità. Sarebbe un incubo, Alice, un vero incubo. Se la gente smettesse di mentire da un giorno all'altro, non esisterebbero più coppie sulla faccia della terra. E in un certo senso sarebbe la fine della civiltà. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Siamo in tournée, no? Sì. Con questo testo molto bello di Florian Zeller. È una commedia, un ricamo francese di questo grande autore. Amici, amori, amanti, ovvero la verità, con Pino Quartullo, Eva Grimaldi, Daniela Poggi e Attilio Fontana, con la regia di Enrico Maria Lamanna. È una commedia molto particolare perché racconta di due coppie. Lei è la mia amante, è la moglie del mio miglior amico. Daniela Poggi è mia moglie, una moglie molto paziente che ha capito che io sono bugiardo e mi tollera. Di Rappresenta una bella fetta donne, di donne, di mogli, che fanno finta di non capire. perché le donne sono sempre quelle che più sopportano, 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 poi alla fine, Anche gli uomini sopportano qualche beh, volta, poi alla fine dipende, Daniela fa dipende dai vedere. punti di vista. Se sei donna e vedi le donne che sopportano, io dico che credo che anche gli uomini sopportano. Il tema è quello della verità, nel senso dire la verità o non dire Cosa la verità. conviene? Ecco, La verità, per me la certo. verità è il fulcro della vita, del rapporto, di un'amicizia, di un amore, la verità. E quando ho letto questo testo, ho letto queste sue battute, mi è venuta una rabbia dentro di me, non è possibile. Anche a me la pelle d'oca mi è venuta Puoi perché ripeterla. è terribile, cioè se la gente smettesse di mentire da un giorno all'altro non esisterebbero più coppie sulla faccia della terra, cioè questo testo si basa anche sul fatto che mentire è fondamentale per sopravvivere al rapporto di coppia, ma anche mia moglie dice a un certo punto io potevo capire benissimo come può una donna immaginare che per 20 anni un uomo possa essere fedele, però c'è modo e maniera, potevi non dirmelo in questo modo perché poi glielo dico alla fine. E quindi ci promettiamo alla fine, io e mia moglie, di mentirci meglio. In tournée siamo fino a febbraio e andremo a Bologna e al Al Teatro Teatro Odeon. Odeon, sì, al Napoli, al Bracco, poi facciamo la Puglia, la Calabria, Sì, poi varie altre città, sì, altre città che poi scoprirete sui nostri siti, su Instagram, su Facebook, insomma, pubblicheremo tutto.